Faccio parte dell'associazione perché ho sempre avuto lo spirito di fare unione, creare rete con altri colleghi per darci una mano per creare qualcosa di positivo sul territorio italiano. Questo è il mio istinto di unione con altri professionisti per dare sempre una svolta in più al mondo della ristorazione. Uno perché non è una delle solite associazioni dove si versa un contributo annuo e si entra tranquillamente. In questa associazione c'è bisogno di avere una presentazione da altri professionisti per poter accedere all'ingresso di questa meravigliosa associazione. E poi è diversa perché è una delle poche associazioni che ha cercato di fare rete in questo periodo di lockdown, creare una rete con altre piccole associazioni per dire la sua. Fare nuove proposte al governo, per aiutare le aziende. Per me essere ambasciatore del gusto vuol dire, essere una persona che comunque giornalmente, anche, nella propria, attività, tutti i giorni, valorizza il Made in Italy e le eccellenze italiane. Quindi essere un ambasciatore per me è essere un divulgatore del Made in Italy.